Ovviamente a me tocca la prima domanda, quindi la domanda della cattiva. Se hai ripensato all'occasione avuta sul finire di gara che poteva dare la vittoria al Teramo. Ah, ci ho pensato questi 2 giorni molto, infatti l'ho rivista anche tante volte, l'ho rivista per capire come potevo impattare meglio la palla, ma sono arrivato forte e non ho capito bene se andarci di testa oppure di piede, cioè la palla era proprio in mezzo e non sono riuscito a metterla dentro. Marco, buonasera. Ti Grazie. voglio chiedere, l'occasione appunto che hai avuto domenica, però evidenzia anche una caratteristica tua probabilmente, che è quella dell'inserimento, di cercare il gol. Questa è una tua caratteristica o una richiesta specifica di Guidi? Diciamo che è anche una mia caratteristica, comunque mi piace inserirmi in area. Però il mister in allenamento e durante le riunioni che facciamo di video prima degli allenamenti ci dice sempre che l'inserimento delle mentali è importantissimo perché riempie l'aria e comunque sono inserimenti che arrivano da dietro e quindi hai più spinta e più corsa per arrivare, hai più spinta per impattare la palla e arrivi da lontano, quindi i difensori non ti stanno proprio marcando e quindi ti devono seguire i centrocampisti, e questo spesso non viene fatto dai centrocampisti avversari. Quindi, oltre a essere nelle mie caratteristiche, comunque anche il mister ci lavoriamo tanto col mister in allenamento. Fare un salto di categoria dopo una retrocessione è cosa importante, no? Cioè tu vieni da una retrocessione a Ravenna, ti prende l'Ascoli, quindi è una notizia. Allora, noi giornalisti che rompiamo le scatole ci informiamo, no? Io ho un caro amico, tuo ex compagno di squadra, al quale ho chiesto di Fiorani e mi ha detto tanto bene di te, con una qualità specifica, la corsa. Ha Sì. detto bene. Parlo di Tomei, ha detto bene o no? Sì, ha detto bene. A me correre mi piace, recuperare i palloni, penso la mia principale caratteristica comunque, lottare su ogni pallone, non mollare mai penso sia la mia caratteristica principale, ecco, quindi ha Più ragione. mediano che mezzala? No, ho sempre giocato da quando gioco in allora, settore giovanile. Ho iniziato da mediano, però gli ultimi 2 anni in settore giovanile ho sempre fatto mezzala. E anche l'anno scorso, che è stato il mio primo anno tra professionisti, sempre mezzala ho giocato. Cioè, anche io mi trovo meglio da mezzala. Ecco. Teramo che ha raccolto consensi in queste prime 2 giornate, no? Mostrando una buona identità di squadra, anche la capacità di saper stare in campo. Ora però serve buttarla dentro, bisogna far gol, bisogna fare punti. Quindi cosa serve in più per fare questo, secondo te? Allora, secondo me serve continuare come stiamo lavorando adesso, perché abbiamo fatto 2 grandi prestazioni e poi ci manca sempre, diciamo, la ciliegina sulla torta, cioè il gol che ci permette di avere i 3 punti. Quindi dobbiamo continuare a lavorare in allenamento perché lavoriamo tanto dal punto di vista offensivo e dobbiamo continuare. Se continuiamo a fare queste prestazioni, secondo me il gol arriverà. Collegandomi alla domanda di Walter, secondo te perché l'Ascoli ha deciso di investire su di te, mandandoti poi a Teramo per crescere? Perché cosa hai colpito? No, guarda, cioè io sono un ragazzo molto umile, però guardando comunque le statistiche di 2002 che hanno giocato l'anno scorso in Serie C, eravamo in 3, 4, forse 5, e magari mi hanno guardato, poi comunque hanno visto anche che ho fatto 30 presenze in Serie C a 18-19 anni, quindi sicuramente questo è stato un aspetto che gli ha convinti, ecco, magari. Anche se non ho comunque dimostrato tanto, perché comunque ho giocato solo un anno tra i professionisti, però tutto il tempo che ho giocato, sicuramente questo che gli ha fatto investire su di me, ecco.
Marco, voglio chiederti una prima impressione che stai avendo su questo girone, che finora in queste due giornate ha proposto una sola squadra a punteggio pieno, il Pescara, e nessuna squadra a quota zero, quindi significa che c'è comunque molto equilibrio tra le squadre. Il Teramo in questo equilibrio, secondo te, dove si potrebbe alla fine collocare? Allora, sicuramente non ho molta esperienza, soprattutto perché ho solo un anno per professionisti in questo campionato, però questo campionato, cioè da questo campionato qui ho sempre capito che ogni partita è a sé, e l'ultimo può vincere con la prima, e quindi è normale che ci sia solo una squadra a punteggio pieno, perché le partite non c'è mai una favorita, cioè ci sono le favorite, ma non è mai ovvio che una squadra vince contro un'altra, soprattutto in questo campionato qua, e l'abbiamo dimostrato anche noi, che magari partivamo un po' sfavorite rispetto a Siena o a Entella, ma comunque ce la siamo giocati, e fino all'ultimo, anzi col Siena, potevamo vincere. E il fatto del Teramo, noi il primo obiettivo è quello di salvarci, poi dopo se giochiamo bene e ci meritiamo di più, ovviamente lo prendiamo, ecco. So che la domanda è quasi improponibile, ma io ci provo, perché mi immagino che se fossi un calciatore, qualche esempio nella mia mente con chi avevo l'anno scorso, lo farei. Allora provo a chiederti se le tue impressioni in questo approccio iniziale con il Teramo siano molto migliori di quelle che nella media hai respirato per un anno intero a Ravenna. Cioè sono due strutture che hanno sostanziali differenze a favore del Teramo, quelle che hai conosciuto bene lì e che stai conoscendo qui? Allora sicuramente Ravenna mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto conoscere i professionisti e li ringrazio per sempre per questo, perché hanno creduto in me, è la prima squadra che mi ha fatto un contratto da professionista, e l'unica che c'è la differenza è che magari a livello di strutture, comunque qua ce ne andiamo nello stadio, con strutture, con la palestra, tutto nuovo, comunque sono piccole cose ma che aiutano, e questa è la prima differenza che ho notato sicuramente tra Teramo e Ravenna, ecco. Organico? Come, scusi? Negli organici? Dal punto di vista giocatori, eravamo una squadra molto giovane anche l'anno scorso, e ancora sono qui da un mese, devo ancora conoscere bene tutti gli altri, e ancora non penso che il livello di Serie C sia questo, Ravenna, Teramo, cioè il livello è questo secondo me. Che aspetti per te personalmente da questa stagione e anche per la squadra? Da me stesso mi aspetto di dare sempre il 100%, quando vengo chiamato in causa io vado in campo e penso solo aiutare la squadra e a dare il 100%, che sia un minuto, 90 minuti, 10 minuti, io penso sempre di impegnarmi e di dare il massimo per aiutare appunto la squadra.